Bene, ragazzi, benvenuti nel mondo di Mr. Ba, come sempre se io non ho capito niente, e oggi parliamo di brutte cose. Allora, penso che avrò già pubblicato un video dove annunciavo questa cosa qua. Nel caso io non avessi fatto questo video qua, ve lo dico ora oggi, ragazzi. Shelly è morta. Per chi non lo sapesse, Shelly era un esemplare adulto femmina di tarantola, di Brachypelma amori, che è questa qua. Purtroppo è deceduta. La faccio anche vedere da sotto. È deceduta. Pertanto cosa voglio fare, ragazzi? Voglio cercare di conservarla. Allora, niente, oggi vi faccio vedere come si conserva un animale. Allora, chiudiamo intanto qua. Chiudiamo, perché io lo faccio già nel lavandino. Mettiamo un pochino di acqua calda, tiepida. Meglio tiepida che calda, e mescolate un po' di sapone, perché quando vi muore un animale, voi ragazzi non sapete da quanto è morto. Quindi io, il mio consiglio è prendere una scatoletta, mettercelo dentro e metterlo in freezer, perché il freezer, il freddo, aiuta a conservare l'animale. Quindi noi adesso cosa facciamo? Prepariamo dell'acqua tiepida con un po' di sapone, che andrà a ammorbidire il corpo dell'animale. Quindi noi stiamo andando a fare riammorbidire il corpo, come se fosse appena morto in pratica. Semplicemente si fa così, perché così si conserva meglio il corpo, senza che ci siano cattivi odori o robe così. Io adesso torno un pochino a mettercene di più. Ok. Questa cosa qua, ragazzi, la potete fare anche appena morto l'animale. Io però vi consiglio sempre, visto che non si è sempre 24 ore su 24 a controllare i nostri animali, e quindi non si può sapere da quanto tempo un animale è morto. Se si vede, come in questo caso, che non è particolarmente in decomposizione, cioè non sta marcendo, si può mettere tranquillamente in freezer. Ok, l'acqua calda pronta c'è, noi andiamo a metterci dentro l'animale. Dobbiamo metterci anche un po' di sapone. Cerchiamo di non esagerare, ragazzi, col sapone. E giustamente, regando, non ve lo sto neanche a dire, ci avrò messo anche un disclaimer in questo video. Questo video qua, se siete deboli di stomaco o di cuore, è meglio non guardarlo. Ok, abbiamo il nostro animale. Qua comincia la parte disgustosa. Si sposta e si prende un qualcosa di... si è bagnato. Di polistirolo, una base. Queste qua si chiamano basi di polistirolo. Ok, questo video qua sarà particolarmente difficile da editare. Cercherò anche di alzare la luminosità. Abbiamo il ragno e abbiamo la lastra di polistirolo. E lo rovesciamo. Ok? Ora, cosa dobbiamo andare a fare, ragazzi, noi? Intanto io vi parlo, che tanto sentite comunque. Noi dobbiamo andare a conservare il nostro animale, ma non possiamo andarlo a conservare con gli organi all'interno, perché gli organi si decompongono, puzzano, marciscono. Quindi dovremmo andare a fare un'incisione con il bisturi sull'addome, quindi in questo caso il sedere del ragno. Lo faccio vedere anche a voi, quello che sto indicando è il sedere del ragno, e sul petto praticamente, dove c'è praticamente la testa, no? Dove ci sono le zanne. Ok? Noi andremo a fare una piccola incisione, andremo a svuotare tutte le viscere, che poi andranno buttate, chiaramente. Al loro posto andrà lavato per eliminare ulteriori residui, e andranno inserite delle palline di cotone imbevute di alcol. Dopodiché con un pezzo della colla caldo la si sparge sopra, si aspetta che si asciughi, si indurisca, poi si andrà a ricapovoltare la tarantola. Pertanto in questa operazione può essere utile anche una siringa senza l'ago. Vedete? Siringa senza ago. Dimenticavo, trovate un altro video del genere sul canale, che era stato fatto ad un insetto foglia, che tra l'altro ho ancora, ce l'ho ancora lì bello vivo. Ok, dobbiamo andare a infilare, riesco a infilarci l'ago qua dentro? No, è un po' piccolo per infilarci l'ago. Ok, raga, c'è tanta roba, c'è tanta roba, raga. Io veramente prego con tutto il cuore che non state vedendo questo video mentre state mangiando, perché altrimenti, ecco,
Sto facendo vedere le viscere, vi farò vedere. Queste qua sono tutto ciò che un ragno ha al suo interno. Allora, bisogna stare attenti, ragazzi, perché l'addome della tarantola può avere una decompressurizzazione, quindi si può schiacciare. Facciamo attenzione a non farlo, ecco, perché potrebbe essere. Potrebbe frantumarsi dopo e ricostruirlo, è una bella merda. Posso dirlo, si sta rivelando più complicato del previsto. Ok, ragazzi. Su un attimo perché sono sudato marcio. Allora, ho contato a svuotare un po' l'opistosoma, l'addome, ma non credo di averlo svuotato tutto. Solo che ho veramente paura, ragazzi, di distruggere tutto, distruggere sia il culo che tutto il resto del ragno, quindi ho preferito fermarmi. Comunque la maggior parte penso di averla tirata via. Se non la maggior parte, comunque una gran bella maggioranza degli organi interni sono stati tolti. Infatti adesso è completamente decompressurizzato l'addome. Adesso arriverà la parte più difficile, ossia tagliare qua. Perché? Perché è molto duro, ragazzi. Abbiamo ripulito, ragazzi. Il ragno è sviscerato di tutto ciò che può e poteva aver dentro. Non completamente, ma diciamo che la maggior parte, ragazzi, è venuta. Credo che divisione animali così piccoli non sia neanche così facile, ragazzi. Quindi non fatemi delle cose se marciscono i vostri esemplari, se cosate. Sono animali molto piccoli e pulirli al 100% senza residui, senza distruggere il corpo, ragazzi, è impossibile. Ve lo spoilerò già. È impossibile pulire un animale così al 100% senza residui, senza distruggere il corpo. Ma non solo per i ragni, per tutto. Per insettifoglia, scorpioni, robe così, ragazzi, non avete ne paura. Cosa dobbiamo fare adesso? Molto semplice, ve lo spiego io. Dobbiamo riandare dobbiamo ridare spessore all'animale. Come? Senza farlo decomporre. E qui entra nel gioco il nostro amico alcol e con un pochino di cotoncino. Quindi si prende un pezzettino, si arrotola, si fanno delle palline piccoline e si imbevono al 100% di alcol. Perché? Perché l'alcol aiuta, ragazzi, a bloccare la decomposizione. Così. Ok, così è già più accettabile. È minuscola, ragazzi. La andiamo ad imbere di alcol e puffte. Vedete? È dentro. Prendiamo sempre il nostro bastoncino e lo andiamo a buttare dentro. Ok, così. Andremo a riaprire qua l'opistosoma e andremo a rimettere dentro altre palline sempre imbevute di cotone nell'opistosoma, perché l'opistosoma adesso, ragazzi, è com'è che si può dire, è sotto sopra, no? È schiacciato, decompressurizzato. Noi adesso andremo a prendere una pallina. La facciamo piccola, 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 così. Andiamo a ribevola di alcol e pam! Come prima si rimette dentro il culo, stavolta. Allora, ragazzi, vi faccio vedere. Prima mi è venuto un pochino troppo grande la pallina. Inoltre erano entrati anche i miei, quindi niente. Andiamo a buttare qua dentro. Ok, e adesso infatti, come potete vedere, centrato, bravissimo. Ok, e una pallina di cotone è andata. Voglio un attimo. Ok, ok, perfetto. Cosa? Ecco, una patacca. Non capisco molto dove mi sono appoggiato. Tu pensi sia facile, ma?
Ma non abbiamo sicuro. Sono quei lavori detti così certosini. Cioè? Perché certosini doveva essere una categoria di monaci che erano detti a fare dei lavori di massima precisione, proprio molto brigosi, molto penso, eh. E allora il detto sì. Un lavoro certosino è da quelle. Allora, ragazzi, due palline le abbiamo fatte, le abbiamo messe dentro, ne dobbiamo mettere un pochettino perché. Due palline di alcol ci sono. Ok, bello. Molto bene. Se avete la tremarella come me, ragazzi, non fate questi lavori, perché viene poi. Molto bene, molto bene, molto bene. Riesco a tirare dalle figlie. Facendo delle micro palline, ragazzi, giusto per ridare un attimo volume all'addome. Adesso, ragazzi, andremo con questa cosa qua a tappare questo foro qua, così. Visto? Sicuramente non si sarà visto. Comunque io ho messo nella colla dove c'era l'apertura. Ora andiamo a chiudere e a fare così. Adesso, ragazzi, non dobbiamo fare altro che aspettare che la colla si asciughi. Arriviamo al dunque, ragazzi. Qua il lavoro si è incollato più o meno, comunque non dovrebbe più lasciare sparire niente. Ora cosa dobbiamo fare? Prendiamo sempre i nostri piccoli attrezzi e degli spigli, meglio se entomologici. Io purtroppo entomologici non li trovo dalle mie parti, perché le mie parti fanno tutti cagare, quindi utilizzerò degli spigli normali. Andiamo a prendere il ragno. Ah, e dall'ultima clip che avete visto, sarà passata mezz'oretta, un'oretta. Andiamo a prendere il ragno, ok, con molta attenzione. Ok, oh, perfetto. E lo andiamo a spostare su questa tavola qua. Ok, adesso andremo a spillarcelo come più ci piace. Andiamo a stendere le zampe. Andiamo in questo caso ad aprire anche questi qua, che questi qua, per chi non lo sapesse, ragazzi, sono le filiere, dato che poi il ragno farà la sua tela. Andiamo, ok. Questa qua è la colla, ragazzi. Ok. È venuto un pochino schiacciato, però diciamo che dai, tutto sommato non è neanche più così male. Le filiere io di solito non tendo a bloccarle, perché per paura che si spezzino o no. Adesso spostiamo un pochino più in qua, sì. Ok, così si vede tutta. Allora, prendiamo uno spillo e lo andiamo a conficcare esattamente nella tibia del ragno. Così. Ok, molto bene.
e queste zampe qua sono spillate. Io queste qui le volevo così, tipo rialzate. Ok, vedete, la zampa è rialzata. Tutte e due sono alzate. Ora io sposto un pochino di qui per vederci meglio, raga. Poi ve lo farò vedere anche a voi. Questo qua sarà il nostro risultato finale. La Miguel è molto scura, ma perché è bagnata principalmente. E come potete vedere, siamo andati ad aprirgli le zanne. Tutti gli spilli che tengono alzati chiaramente le zampe e le altre bloccate. Ok, allora ragazzi, siamo ormai arrivati al fine del video. Cosa dobbiamo fare? Ho preparato qui una teca entomologica. Posso vedere? Andremo a chiudere. Ok, più o meno. Questa qua è una teca entomologica, non la chiudo del tutto perché altrimenti è così. È un bel macello riaprirla. Quindi andiamo ad aprirla. E cosa dovremmo fare? Ho preparato la targhetta nome. Questo praticamente è il nome del ragno più il nome scientifico della specie del ragno in questione. E io ovviamente non ho scritto anche il nome comune della specie, non vi vieta di farlo a voi. Lo potete fare come più vi piace, è semplicemente un foglietto per far capire di quale si tratta. E andremo a prendere uno spillo. Facciamo ok, vedere. E andiamo a bucare il foglietto col nome, così. E lo andremo a posizionare su questa lastra. Ok, bene, abbiamo staccato il ragno e adesso dobbiamo andare a rimetterlo qua dentro senza danneggiarlo. Ok, va bene, ora lo dobbiamo andare a capovoltare. E adesso si va a spillare di nuovo. Ora andremo a ripiazzare un po' di colla sotto il culo, sotto alla pancia, per far sì che rimanga incollata e sotto alle zanne. E il nostro gioco, ragazzi, è fatto. Ed ecco qui, ragazzi, il nostro risultato finale.